Buonasera a tutti. Questa sera parliamo della narcisista patologica donna e delle sue caratteristiche e soprattutto delle differenze tra la donna e l'uomo. La donna narcisista patologica, purtroppo, un po' per condizionamenti sociali, viene molto più giustificata e soprattutto viene considerata dalla vittima maschile molto meno rischiosa della vittima femminile. È difficile che un uomo arrivi ad avere paura della sua vittima, della sua narcisista patologica, se non quando non è veramente, veramente in pericolo. Però purtroppo la donna narcisista patologico è veramente, veramente pericolosissima. Prima di tutto è diversa dall'uomo perché nella sua conformazione, essendo donna, è capace per lei, molto più facile per lei ascoltare le esigenze del proprio partner. Mi spiego. Se Maria, mettendo che Maria sia una narcisista patologica, e Giuseppe si incontrano, Maria basterà che ascolti le frasi di Giuseppe per comprendere che cosa Giuseppe ama di lei, per cui lei saprà esattamente, senza grosse fatiche, chi vorrà e dovrà impersonificare per essere seduttiva nei confronti di Giuseppe. Vi ricordo che il narcisista patologico ha il suo bel copione, no? Il copione è scritto, quindi sa esattamente che cosa deve fare, come fare a manipolare le sue vittime e le seleziona esattamente con le caratteristiche necessarie per avere la vita facile. Per cui, una volta, scusatemi, che Giuseppe ovviamente le racconta, le spiega che le piace, per esempio, nel mio caso stasera, il rossetto rosso, sarà più facile per Maria provocarlo attraverso ciò che lui ama più di lei. In questa maniera, Giuseppe, che è uomo e quindi che seduttivamente è più fragile di una donna, a livello nel vedere, nella visualizzazione della propria partner, ovviamente avrà e sarà sempre sedotto dalla bellezza, dall'accuratezza e dalla cura di tutto ciò che riguarda l'estetica di questa bellissima narcisista patologica. Normalmente le narcisiste patologiche sono molto curate, se non sono molto curate, sono molto curate per quello che serve comunque al loro partner. Faccio un esempio: una donna che non si trucca ma e sta con un uomo sportivo, magari non si truccherà perché è sportiva anche lei, ma si metterà addosso tutto l'abbigliamento o comunque si comporterà in maniera che ciò che lui ama, quindi lo sport, sia preponderante lei. Chiaro, non la vedremo quasi mai in sciatta nel lato che lui vuole vedere perfetto di lei. Per cui saprà manipolarlo su ciò che a lui è necessario. Facendo questo, però, in questo momento, che cosa fa? Rende debole la sua vittima, seducendola. E mentre la seduce, che cosa fa? Fa quello che fanno tutti i manipolatori. Per cui, che cosa potrebbe succedere al primo appuntamento? Quando Maria incontra Giuseppe al primo appuntamento, più o meno sa già ciò che a lui piace di lei, perché nelle chat, nei discorsi iniziali, lei sa già su cosa deve puntare a livello sia di argomentazioni che a livello estetico. Inizierà ovviamente a parlare con lui di ciò che era la sua vita e lui esporrà esattamente ciò che lui è, semplicemente per quello che lui è, non essendo ovviamente un manipolatore che deve cambiare la testa delle persone, lui è ciò che è. E lei, nell'essere davanti a lui, nell'ascoltare ciò che lui è, gli farà la classica ramanzina che quasi tutti i narcisisti patologici fanno, che è dirgli: che bravo che sei, vedi, il mio ex fidanzato, per esempio, non la vedeva così. Oppure il mio ex marito, ad esempio, non mi avrebbe mai fatto fare quello che per te è normalità fare. Cioè, e lo fa supervalutare nel suo atteggiamento, per cui lei gli fa notare che certi atteggiamenti di questo Giuseppe a lei piacciono moltissimo e li implementa sottolineandoli. Facciamo un esempio: se Giuseppe dice, sai, per me non è strano uscire una sera a settimana con gli amici, lei ovviamente che cosa farà? Farà notare questa cosa in maniera pesante, in modo tale che quando lei in avanti nella storia dovrà uscire anche 3/4 volte a settimana
con le sue amiche o con i suoi partner nascosti, e lui non potrà dire niente perché ormai lui nelle prime occasioni l'ha già fatto presente questa cosa, per cui lui si sentirà nella seconda occasione, quando la storia sarà già iniziata e sarà da un pezzo attiva, si sentirà ovviamente di dover mantenere la parola che ha dato, perché ovviamente lei che cosa farà? La manipolerà questa sua idea, ok? Alla stessa maniera lei metterà i limiti, per cui se e qualora lui dovesse parlare di qualcosa, faccio un esempio, no, sai, a me piacerebbe moltissimo andare in vacanza, che ne so, alle Seychelles, però non sono mai stato, e lei dirà: vedi, piacerebbe tantissimo anche a me, ma io non ho mai avuto nessuno che mi ha portato e mi piacerebbe moltissimo andare. Quindi, questo che cosa comporta? Comporta che lui, come prima esperienza di vita, magari quando avrà quei 5.000 euro purtroppo che costano in viaggio alle Seychelles, sarà il primo a dire: cavolo, non ha mai fatto nessuno per lei. Lo voglio fare io, ma perché un uomo normale si proporrebbe in questa maniera. Il problema è che lei non lo fa, non lo dice perché non c'è mai stata alle Seychelles, magari alle Seychelles c'è stata anche 50 volte. È che lei in quel momento vuole andare alle Seychelles e vuole prendere il denaro, o comunque il suo approvvigionamento narcisistico, anche non soltanto morale, ma anche concreto, da questa sua vittima. Quindi inizia, diciamo, la relazione, loro si piacciono, si frequentano, iniziano i primi weekend, e inizierà ovviamente lei a fare le prime pretese. Le prime pretese che sono quasi sempre di classe, come si dice, non manipolatoria, ma di controllo. Lui si troverà a un certo punto, piano piano, giorno dopo giorno, prima con delicatezza, poi con dolcezza, poi con un po' più di astio, poi sempre più astio, poi sempre più rabbia, poi incavolata nera, si troverà a fare esattamente ciò che lei vuole da lui. Vi faccio un esempio. Se all'inizio della relazione lui, la domenica, per esempio, va a pranzo dalla mamma, perché è single e non ha ovviamente voglia di stare a casa, lei, quando sarà a pranzo dalla madre, ovviamente incomincerà a dirgli a lui: però, quando sei a pranzo dalla mamma, difficilmente mi rispondi al telefono. Ovviamente lui magari si dimentica il telefono nella giacca o c'ha i fatti suoi, sta parlando di cose personali in casa. Lei lo comincerà a far sentire in colpa perché lui è andato a pranzo dalla madre e non gli ha risposto. Questo che cosa comporterà? Inizialmente che lui si terrà il telefono sul tavolo e quando lei dovesse chiamare sarà pronta a rispondere. Ma se non dovesse bastare quello, lei comincerà a fare discorsi del tipo: però stai andando a pranzo da tua madre, sono passati 2 mesi da quando noi ci conosciamo e non mi hai ancora portata, e come mai non mi hai portata? Probabilmente c'hai altro a cui pensare, probabilmente non mi vuoi far conoscere da tua madre. Comincerà ad essere petulante in tutte queste gelosie, pseudo gelosie, che nella testa di Giuseppe sono gelosie, quindi dirà: vedi, è molto innamorata di me, e fa la rompina. Tanto lo sapete che noi donne siamo tutte rompine, per cui alla base, a voi uomini, sapendo che noi siamo tutte rompine, un po' vi piace che la donna che avete accanto sia un pelino gelosa. Il problema è che lei non lo fa per gelosia, ma lo fa per controllarvi. E perché? Perché una volta che voi la porterete a casa dei genitori, lei sarà la luce dei loro occhi. Si comporterà come nessuno al mondo si è comportato nei confronti dei vostri genitori. Sarà eccessiva, gli farà dei regali, sarà veramente eccessiva, ma sarà tutto per creare l'ennesimo teatrino di bilancio che poi servirà per svalutarvi. Questo perché? Perché ovviamente lei, nella sua bravura, che cosa sta preparando? Sta preparando il pavimento su cui abbattervi. Con questo che cosa voglio dire? Non dico che voi dovete essere terrorizzate da ogni donna che vuole, dovete portare a casa dai vostri genitori, ma che se state attenti a certi meccanismi mentali, a certi comportamenti troppo spinti, se invece di essere voi primi a avere il piacere di portare la vostra compagna da un genitore, vi dovete trovare a obbligarvi a farlo perché sennò lei vi punta i piedi, vi mette il muso e magari non vi tocca per una settimana. Questo significa che c'è qualcosa che non va, perché una donna normale attende i tempi del proprio compagno, e se un compagno non ha gli stessi tempi della donna, forse si dovrebbe fare delle domande sulla relazione che sta portando avanti. E quindi si sta parlando di un altro mondo, ma nel caso della narcisista patologica voi sarete manipolati anche in questo.
Questo che cosa comporterà? Comporterà che conoscerai i vostri genitori. Una volta che conoscerai i genitori, conoscerai gli amici, i parenti, i conoscenti, ci sarà poi Natale, ci saranno le varie feste comandate. Lei in tutto ciò semplicemente studierà A, il vostro patrimonio, B, chi è il più debole della classe, C, su chi puntare quando dovrà affondarvi. E su chi punterà quando dovrà affondarvi? Su quelle persone che di base hanno nei vostri confronti un po' di invidia, cioè le persone che vi hanno sempre valutati troppo più bravi di loro, un cugino che magari non gioca a calcio come voi, o magari un fratello a cui avete levato la fidanzata da ragazzini, o non lo so, uno zio che sta invecchiando e che vede il vostro sex appeal e che magari ha bisogno di attenzione da parte di una bella ragazza che anche seppur di base lontana dalla sessualità, comunque sono attenzioni e approvvigionamenti di attenzione da parte della ragazza nei confronti di chi vuole lei. Oppure semplicemente vi farà notare ai vostri genitori che voi gli avete chiesto di rimanere a cena più volte a casa loro, ma voi preferite andare, quando non è assolutamente la realtà. Magari se lo sta soltanto inventando lì per lì. Il problema è che la vostra famiglia in quel momento non sa che lei sta giocando al gatto con il topo, sa al contrario che c'hanno davanti una bravissima ragazza e fidandosi del vostro giudizio nei suoi confronti, ovviamente pensano che voi sappiate esattamente con chi avete a che spartire, mentre la realtà è il contrario. Quindi inizia una relazione. La donna narcisista patologica è molto esigente si intende di dire anche a livello materiale. Difficilmente si fa bastare quello che una donna normale e indipendente o si fa bastare. È molto più complicata. A piccole dosi nota e guarda quanto voi potete spendere per lei. Va bene? Facciamo un esempio, si va sabato pomeriggio a fare shopping, lei vi guarda. Normalmente un uomo che sia fidanzato o comunque che abbia piacere a stare con una donna, e parlo di uomini, e su questo potremmo anche aprire altri mille discorsi, tendenzialmente se una donna è lì davanti alla cassa con 5 euro di slip da comprare, ovviamente tira, mette mano al portafoglio e fa il gesto galante, perché l'uomo galante fa questo. E ovviamente una narcisista patologica non si metterebbe mai con un morto di fame, anche se fosse miliardario, con uno che si comporta da morto di fame, non ci si mette. Questo è sicuro, lei si metterà sempre con qualcuno che può dare qualcosa alla sua causa, perché il suo tipo di approvvigionamento narcisistico non è soltanto sentimentale, non è soltanto sociale, ma è anche economico e soprattutto materiale. Per cui una volta che lei vedrà che per voi è la normalità comprare un paio di slip, incomincerà a farvi comprare una maglia, che poi diventerà una giacca, che poi diventerà un cappotto, che poi diventerà una borsa, che poi diventerà un telefono, che poi diventerà tutto ciò che a lei serve, e aggiungerà poi oltretutto il fatto che magari non è mai stata in qualche viaggio esotico fino a quando voi, ovviamente, certo che voi avevate a che fare con una donna che vi ama, non farete di tutto per assecondare le sue volontà. Che per l'amor di Dio, è una cosa bellissima se si ha a che fare con una donna che di contro vi è fedele, vi è accanto, vuole vivere con voi il resto della sua esistenza, almeno fino a quando dura, ovviamente, la vostra storia, ed è la madre dei vostri figli adorati. Ma quando si sta parlando di una donna che l'unico obiettivo che ha è svuotarvi la carta di credito a voi il lunedì, il mercoledì e il venerdì e altri il giovedì, il martedì e la domenica, lì bisogna farsi molti molti problemi e molte domande. Per cui lei, oltre che legarsi alla vostra famiglia, ai vostri amici, essere l'amica di tutti e mettervi quando più può in media cattiva luce per preparare il pavimento su cui vi schiaccerà, e nel frattempo magari pretendere da voi quelle attenzioni che magari non sono neanche all'altezza del vostro portafoglio, o anche all'altezza della vostra moralità, perché non sempre si parla solo di portafoglio o di materialità, ma si parla anche, che ne so, mi è capitato il caso, ad esempio,
di una narcisista patologica che ha fatto abbandonare il cane alla sua vittima. Cioè, per me una cosa del genere è indegna. La vittima lì si è reso conto di aver fatto un errore madornale, si è andata a riprendere il cane non c'era più, l'hanno ritrovato fortunatamente poi dai veterinari e gliel'hanno fatto riavere, ma ovviamente lui lì si è fatto la domanda e si è data anche la risposta. Ecco, però lui inizialmente aveva permesso alla sua compagna di fargli abbandonare il cane. E si può pensare anche di altri tipi di abbandono, perché vi ricordo sempre che una narcisista patologica perversa è una madre che potrebbe manipolare i propri figli al fine di farli diventare dei cloni come lei, o peggio, delle vittime inconsapevoli della sua malvagità e che provocherà ovviamente nei bambini, purtroppo, il fatto che anche loro a loro volta possano diventare narcisisti patologici, quindi dei bulli iniziali che poi diventano dei narcisisti patologici nella vita e quindi faranno mobbing sul lavoro o si comporteranno in maniera scorretta nel calcio, nello sport e tutto il resto, per arrivare ad essere dei partner narcisistici e dei genitori narcisistici a loro volta. Perché purtroppo sì, la madre, soprattutto la madre narcisista patologica, ha un bruttissimo ascendente sui figli, soprattutto maschi. Nel caso della figlia femmina, tendenzialmente la fa diventare una codipendente e diventano quasi tutte, non tutte per fortuna, quasi tutte comunque delle vittime inconsapevoli di altri narcisisti patologici che andranno a fargli rovinare la vita fino a quando non sono persone consapevoli di essere davanti a questa realtà. Diverse persone, diverse donne che come prima persona da abbandonare, da allontanare nella loro vita hanno dovuto allontanare la madre come narcisista patologica perché ovviamente manipolava i nipoti o manipolava i mariti o addirittura ci provava con i mariti delle proprie figlie. Ecco, anche questo purtroppo c'è da dirlo, la donna narcisista patologica non si ferma alla seduzione nei vostri confronti, ma è seduttiva. E parlo di seduzione anche nei confronti dei familiari, per cui c'è da stare o degli amici dei tuoi degli amici del partner. Ci sono diversi casi in cui ovviamente la seduzione va oltre la soluzione e ci sono diversi casi di uomini che si sono trovati senza soldi con i genitori che pensavano di lui che fosse un mezzo debosciato, traditi dalla stessa vittima con o il migliore amico o peggio ancora un familiare. Poi la vittima del narcisista patologico donna ha un'altra enorme sfortuna, la famiglia della narcisista patologica donna, che se è narcisista patologica ovviamente da qualcuno va pur preso, ovviamente, e di base si costruisce la donna, mentre l'uomo è uno che corre da solo la propria corsa perché il suo ego è molto forte, la donna furbamente costruisce e mantiene rapporti molto solidi con tutti coloro che le possono servire a schiacciare la sua vittima nel momento in cui la vittima dovesse divincolarsi. Perché quanto è vero che un narcisista patologico uomo, quando viene scoperto, ha il disgusto del fatto di essere stato beccato e quindi passa la diffamazione e se non basta la diffamazione a affermare la vittima nel fatto di dirgli in faccia che è un narcisista patologico, sparisce per sempre o sparisce comunque, c'ha uno schifo, non, schifo di tutto quello che è successo perché è stato beccato e quando è stato beccato in flagrante ovviamente non ha voglia di essere ribeccato, che gli venga ridetto in faccia che c'ha quei problemi perché lui non li ammette i suoi problemi. La donna purtroppo quando viene beccata diffama e arriva addirittura alla denuncia, arriva a voler distruggere la vita dell'uomo, se l'uomo che la becca non è brava, non è intelligente da lasciarla andare. Perché di base, comunque, la narcisista patologica, sappiatelo, è come l'uomo narcisista patologico, non ha mai un partner soltanto. C'ha tutti gli ex fidanzati, che sono tutti i suoi amici, c'ha le sue scimmie volanti, che sono i colleghi di lavoro, le amiche dei colleghi di lavoro, gli ex fidanzati delle amiche. Cioè lei si tiene comunque un parterre di ex fidanzati su cui deve basare la sua tranquillità di procacciazione, di approvvigionamento narcisistico,
E soprattutto negli amici intorno al compagno, tutti intorno a lei. Lei si crea questo harem di persone di cui lei, poverina, è dipendente, dimostra di avere bisogno. Per cui immaginatevi quello che succede a un uomo che viene selezionato come vittima sacrificale, come vittima prescelta, di fronte a una situazione del genere. Cioè, si trova veramente a dover modificare tutto l'assetto della sua vita perché le persone intorno a lui, piano piano, anno dopo anno, perdono credibilità nei confronti della vittima, danno credibilità al carnefice e poi quando il carnefice decide di dare la botta finale, ovviamente chi è quello sbagliato, chi è quello che è senza cuore, chi è quello che magari gli ha messo le mani addosso dopo che lui ha scoperto che l'ha tradito 100 volte, che l'ha rubato 200 e lei gli ha messo le mani addosso per prima e lui per fare così magari l'ha spinta per non prendere una botta e diventa lui il carnefice. Allora, premetto che anche mettere un dito e spingere una donna non va bene. Però vi dico, state attenti perché la donna narcisista patologica farà di tutto perché voi gli mettiate una mano addosso. E per dire di tutto, dico di tutto. Vi colpirà a livello sessuale. Probabilmente vi incomincerà a dire che voi non siete attraenti in maniera fisica e tantomeno prestanti a livello sessuale e vi ridurrà piano piano, giorno dopo giorno, poltiglia. Poltiglia. La vostra autostima la ridurrà pari a zero. Vi troverete quindi con una situazione familiare in cui dovrete giustificare la vostra scelta. Perché ovviamente agli occhi degli altri sarete voi quelli che passeranno per pazzi, perché lei nel frattempo fa una campagna diffamatoria nei vostri confronti a piccole dosi, piccole gocce, no? A partire che ne so, ma un giorno vi dimenticate del vostro anniversario perché la mattina è scoppiata una guerra in ufficio, lei chiamerà tutte le vostre amiche, i suoi amici e la vostra famiglia per dire ci deve essere qualche problema tra noi, lui si è dimenticato del nostro anniversario, glielo ho anche fatto il regalo. Cioè, questo è tin tin tin, è una goccia. La manipolazione della donna è peggio di quella dell'uomo, è una goccia. Motivo per cui ho tanti uomini purtroppo che stanno seguendo il mio metodo è che mi rendo conto che quanto sia doloroso per loro, perché oltre che subire nel loro intimo di essere svalutati come maschi e quindi presi in giro come uomini e ridotti a niente, per loro è doppiamente doloroso perché nell'immagine del maschio, la donna che si rivolge in questa maniera lo colpisce sia a livello umano che a livello sentimentale che a livello morale, ma soprattutto nell'orgoglio dell'essere un uomo. E i danni collaterali che possono essere provocati da questi shock pesantissimi che una donna, se vuole, non subisce una donna vittima, ma un uomo sì. I danni collaterali sono che spesso, se sono sposati, si trovano veramente senza un centesimo. Ora vi racconto questa cosa che vi fa comprendere. Io ho conosciuto una persona andando a dare da mangiare senza tetto. Normalmente vado d'inverno a dare da mangiare senza tetto a Milano. Conosco questa persona, o meglio, la riconosco questa persona perché l'avevo conosciuta già. Lo vedo lì che prende da mangiare la ciotola di pasta. E la cosa che a me mi ha scioccato di questa persona è che io 4 anni prima l'avevo conosciuto come un manager che guadagnava dei grandissimi soldi. Aveva una bella famiglia con 4 figli, una donna bellissima e me lo sono trovato lì davanti. Gli ho chiesto che cosa fosse successo. Era dimagrito 15 kg minimo da quando l'avevo visto l'ultima volta io. Mi raccontò che aveva avuto questa relazione, aveva sposato questa donna con la quale aveva avuto 4 figli, che appena partorito il quarto figlio, scusatemi, si è trasferita in una casa che avevano al mare e gli ha mandato la separazione. Senza che lui sapesse niente. Quando lui ha preso un volo per andare a casa e chiedere che cosa fosse successo, ha provato ad aprire la porta di casa che aveva intestato ovviamente a lei perché erano sposati e lui ne aveva una intestata a Milano, ha infilato la chiave nella toppa e purtroppo la chiave non se ne andava più. E
Quando ha suonato il campanello, gli ha aperto il fidanzato della moglie, che era vittima, tanto quanto quest'uomo, della seduzione di questa donna che ne aveva altri tanti di uomini, cioè ne aveva 4-5 che si girava, ok? Il problema è che lui come marito si è trovato con la casa al mare intestata alla moglie, per cui la moglie era proprietaria di quello. Nella separazione lui si è trovato a dover uscire di casa, che con 4 figli aveva bisogno la moglie di tenere. E la cosa ancora più brutta era che lui, per pagare gli alimenti e i mutui di 2 case e per mettersi in un appartamento in affitto che potesse ospitare i suoi figli, e 4 figli vuol dire in Italia avere 4 stanze, non aveva più soldi per mangiare. Ed era un uomo depresso al punto che si stava suicidando. Ovviamente l'assistente sociale l'ha preso sotto braccio e ha cercato di trovare una soluzione, però per farvi capire che questa donna, lui si è reso conto che lei fosse una narcisista patologica, ha il quarto figlio, era completamente succube, completamente al 100% di questa donna di cui si era particolarmente innamorato. Ma perché? Perché lei gli raccontava quello che si dice in Toscana, gli faceva vedere i film alla radio, per cui lui, che era convinto di avere una donna perfetta accanto, purtroppo si è trovato una donna che aveva 4-5 relazioni, con il dubbio di non essere nemmeno il padre dei suoi figli, ma ha buttato fuori di casa in quanto avesse riconosciuto, aveva riconosciuto i figli. Per cui questo per farvi capire quanto è pesante, a differenza di una donna che bene o male c'è un narcisista patologico in casa, chiede la separazione e bene o male viene sostenuta dallo Stato, per quanto riguarda l'economia, almeno familiare, se ha dei figli, un uomo narcisista, un uomo che subisce il vittimismo da una narcisista patologica in un'Italia che va, purtroppo si riduce anche a questo. Per cui prima di fare un errore, valutate molto bene che cosa state facendo. Spero di essere stata esaustiva, spero di aver spiegato più o meno tutto. Vi ricordo per cui che la donna narcisista patologica ascolta molto bene i vostri discorsi e sarà la donna perfetta per voi in tutto. Non vi contraddirà mai se non quando avrà la certezza che voi siete nel pugno. Quando sa che siete in pugno, inizia a farvi goccia a goccia il lavoro di manipolazione fin quando non siete sotto controllo. E non avete più neanche una motivazione per cui spostarvi da lei. Ovviamente inizia una campagna di diffamazione nei confronti vostri durante il rapporto che possa sostenere le sue eventuali follie qualora dovesse tradirvi e fosse scoperta, o qualora voi doveste fare qualche atto inconsunto che lei provocherà per darvi ancora più del pazzo di fronte ai genitori o ai parenti o agli amici o ai conoscenti suoi e vostri. Nel caso invece, purtroppo, in cui vi trovaste a lasciarla e quindi lei non accetterà la situazione dell'essere abbandonata perché non accetta la sconfitta, dovrete essere molto forti perché l'unica soluzione è non ascoltare la diffamazione e soprattutto rispondere eventualmente alla diffamazione non direttamente a lei, ma specificando alle persone con cui vi diffama le motivazioni per cui siete andati via di casa. Lei ovviamente dirà che siete voi i mostri, dirà che siete voi quelli cattivi, che non avete capito l'amore della sua vita, che eravate voi, quanto lei vi amasse, eccetera, eccetera. Ma se il risultato è che voi avete le prove che lei ha avuto ripetute relazioni extraconiugali con più persone e che ha diffamato la vostra figura in più parti, in più situazioni della vostra stessa vita, fino anche al lavoro, ovviamente presto o tardi la voce della verità verrà fuori. Qualora vi doveste rifare una vita, ovviamente vi consiglio in maniera proprio forte di spiegare alla vostra compagna che avete avuto a che fare con una donna narcisista patologica, perché ovviamente la vostra compagna potrebbe essere colpita o contattata o diciamo potrebbe essere presa in considerazione per farvi nuovamente una diffamazione. Purtroppo il gaslight di questi tipi di persone non finisce mai, per cui doveste avere dei figli nei confronti con queste persone. Purtroppo, come dico sempre agli uomini che mi chiedono come mi devo comportare, visto che lei si comporta così, anche se ci siamo divorziati da anni,
utilizzate quello che viene chiamato il metodo del sasso grigio, cioè fate finta di non sentire i suoi urli e le sue pazzie, le sue follie. Presto o tardi si stancano perché comunque a loro servono le attenzioni, per cui ogni forma di rabbia che voi avete nei loro confronti ovviamente gli dà da loro forza, ogni messaggio che mandate dà loro forza, che sia positivo, che sia negativo, per cui mi raccomando, quando vi capitano queste situazioni, purtroppo dovete essere più forti della vostra stessa debolezza e scegliere voi stessi, soprattutto scegliere se avete dei figli, di mantenere con i vostri figli un rapporto molto sano. Se avete dei dubbi di aver avuto una compagna narcisista patologica, mi raccomando, fatelo presente a uno psicologo o a un assistente sociale e magari con uno psicologo o un tecnico fate un percorso necessario e adatto ai vostri figli, perché purtroppo, come vi ho già spiegato, non fanno danni soltanto alle loro vittime, va bene? Ma sono carnefici anche dei loro stessi bambini. Anche se nel loro modo di vivere, per quello, per loro è amore, per cui non sono consapevoli o sono forse in parte consapevoli, ma non sanno fermarsi di essere ciò che sono, soprattutto le donne. Ripeto, grazie per avermi ascoltata, spero di essere stata esaustiva. Mi spiace aver dovuto fare questo video perché da donna che ha subito violenza da un uomo, da più di una persona maschile con questi problemi, è molto deludente sapere che una madre potrebbe fare del male ai propri figli o che una donna che dovrebbe essere il seme dell'amore si possa permettere di distruggere famiglie e anche nel caso di far abbandonare animali, come il caso del nostro caro amico. Però purtroppo esistono anche queste realtà e nonostante non siano belle, come non è bello niente di quello di cui parliamo quando parliamo di narcisismo patologico e violenza, bisogna affrontarle anche a muso duro, anche con gentilezza, ma purtroppo vanno specificate. Perché chi sa è già salvo a metà. Chi è consapevole già guarito a metà. Va bene? Se avete bisogno di me, il mio indirizzo email è guarire dal narcisista patologico @gmail.com. La pagina su Facebook è guarire dal narcisista patologico. Io scelgo me. Vi ringrazio di avermi ascoltato e spero di essere stata abbastanza chiara. Buona serata a tutti.